Ciao Mino, Federico Rosa, hashtag Sicilia. Volevo chiederti, intanto farti i complimenti perché secondo me è stato il migliore in campo oggi e soprattutto, secondo te, cosa non è funzionato oggi, nonostante l'ottima prestazione tua e dei tuoi compagni? Il gol. Diciamo che abbiamo fatto una grande prestazione sia a livello personale sia a livello di squadra. Secondo me oggi, come ho detto prima, ci è mancato solo il gol, perché abbiamo fatto delle cose che in pochi si aspettavano, cioè che comunque venivamo da un mese e mezzo da ritiro, carichi di lavoro e comunque abbiamo affrontato una squadra molto, molto forte, ben messa in campo. Nessuno si aspettava questa partita. Invece ci siamo subito magari messi in campo con la de determinazione, con la voglia di fare le cose e abbiamo fatto una grande partita. Ciao Mino, buonasera Vittorio San Giorgi, Tuttosport e il quotidiano di Sicilia. A proposito, no, di quel gol che è mancato, insomma, raccontaci le tue emozioni su quella punizione, magari forse te la risogni stanotte, e poi come hai vissuto il debutto al Massimino, tu che di stadi importanti ne hai visti tanti? Ah, già dal riscaldamento comunque si sentiva il calore della gente. Sapevamo di trovare questo clima e noi eravamo già pronti per questa situazione. È stato veramente bello. Per quanto riguarda la punizione, purtroppo, che devo dire, è stata sfortuna. Magari domenica entra. Buonasera, Edoardo Barbera, il podcast dell'Elefante.com. Una semplice curiosità. All'interno dello spogliatoio, voi come gruppo, se ne avete parlato o non ne avete parlato per scaramanzia o perché fino ad ora non è ancora arrivato il momento, dove vi vedete fra 9 mesi a fine campionato? Guarda, ti rispondo subito. Nello spogliatoio comunque parliamo tanto, no? E noi ci siamo, diciamo, detti che ogni partita che verrà la dobbiamo giocare con serenità. E dobbiamo fare pensando partita dopo partita. Ora magari è un po' presto, però secondo me, viste le giocate di oggi, visto la squadra che siamo e visto magari la gente importante che c'è nello spogliatoio, noi comunque punteremo in altro. Ora magari posso dirti anche puntiamo a vincere il campionato, però sappiamo di trovare squadre molto, molto organizzate e quindi sarà dura. Angela Asciuto, RSC Cataniamente, ciao Mino, hai fatto un grandissimo lavoro di ripiegamento nell'aiutare la squadra. Se proprio dobbiamo analizzare qualcosa su cui poter lavorare, magari un po' più di dialogo con Rapisarda, qualche sovrapposizione, qualche cross in più, è qualcosa che vi chiede Tabiani, qualcosa appunto su cui potrete lavorare e migliorare? Sì, per quanto riguarda la fase difensiva, comunque il mister chiede tanto, no? Perché comunque facciamo un lavoro molto, molto importante, andarli a prendere su, a giocare a volte uomo contro uomo, e quindi purtroppo se non fai quel tipo di lavoro, tante cose magari non riescono, no? Oppure magari ti possono, con un'imbucata possono andare in porta gli avversari, e quindi la devi fare per forza. Per quanto riguarda Ciccio, con lui comunque parlo tanto. Gli dico che comunque ogni volta che prendo palla oppure che mi cercano, lui sa che comunque deve andare in sovrapposizione, che la palla arriva. Marco, ciao Mino, Marco Zappala per CityZone, intanto complimenti per la tua prestazione. Prima Mister Tabiani diceva questo tipo di sconfitte sono quelle che forse bruciano di più, no? Questa delusione, questa amarezza, questo dispiacere per il risultato può essere anche trasformato poi in rabbia, in aggressività in vista della prossima partita contro il Brindisi. No, io sono sicurissimo, anche perché comunque a fine gara, quando siamo entrati nello spogliatoio, non ho visto un giocatore con la testa giù, ti dico proprio la verità. E questo è un segnale che comunque sapevamo di aver fatto una grande partita. E purtroppo questa è nata così. Magari tu meritavi di vincere, però non è successo, e con un cross, con un colpo di testa, purtroppo l'hai persa. Abbiamo perso immeritatamente, ma siamo sicuri che dalla prossima riusciremo a vincerla. Buonasera, Riccardillo, Secret Press. Prima con il mister abbiamo parlato di cosa si può migliorare nella squadra e lui ci ha parlato del
di come va gestita un po' la partita, la lettura della partita nell'arco dei 90 minuti. Condividi tu questa, diciamo, questa analisi del match? Sì, assolutamente, perché comunque abbiamo fatto delle cose buone, ma sicuramente poi magari ci sono state anche delle cose meno buone, no? E quindi bisogna migliorare partita dopo partita. E niente, cercare di andare avanti con lo stesso spirito che siamo scesi oggi in campo, perché oggi siamo stati veramente sfortunati e siamo stati veramente sfortunati e siamo carichi e dobbiamo continuare così.